Oggi parliamo di moneta, lo so, dovrei parlare di Moody's, dovrei parlare di come funziona l'agenzia di rating, perché l'Italia è stata declassata, le aspettative future dopo il declassamento, però sinceramente non mi va. E quindi quando non mi vanno le cose non le faccio. Però forse possiamo parlare di qualcosa di un po' più interessante e magari come argomento è anche buono da utilizzare al pub con gli amici, magari con la vostra preda serale. E parliamo in particolare di moneta. La moneta, che è un argomento abbastanza complesso, ma anche interessante da studiare, e che le persone molto spesso confondono alcuni concetti. Insomma, come un po' tutta l'economia, alla popolazione non è ben conosciuto il concetto di moneta e tutto quello che sta dietro. Andiamo ad analizzare una particolarità della moneta, cioè della moneta fisica vera e propria. In particolare, oggi il quesito è: perché le monete nei loro bordi sono rigate? Eh? Voi lo sapete? Ora, la risposta più comune potrebbe essere quella che le monete sono rigate ai bordi per permettere ai non vedenti di riconoscere quale moneta si sta toccando. Ed è una buona risposta, però ce n'è un'altra molto più interessante, anche se meno sociale, per la quale appunto i bordi delle monete sono filettati. E questa ragione parte fin dal Medioevo. Ora, la storia del Medioevo e della sua economia è molto interessante, in particolare quella della moneta, anche se non la voglio analizzare in questo video, magari la approfondiremo in un altro video perché, ripeto, è molto interessante. Però basti sapere che durante il Medioevo la disponibilità di materie prime e in particolar modo di oro e argento erano limitate. Infatti la zecca non aveva tutto quel materiale per poter stampare di per sé monete. Infatti cosa succedeva? Se io, persona comune del Medioevo, volevo delle monete, dovevo portare io le materie prime, quindi argento o oro, e consegnarle alla zecca, e la zecca poi avrebbe stampato le monete in base al valore delle materie prime che io ho portato. Il meccanismo di stampaggio delle monete è molto particolare, molto interessante, però lo rimandiamo in seguito. Quindi c'era un effettivo problema di risorse scarse per produrre della moneta, e alcune persone cosa facevano per eludere questo problema? Praticamente limavano le monete per ricavare altra materia prima, per consegnare la moneta, per ricavare nuova moneta. Queste persone venivano chiamati tosatori di moneta e la loro azione era permessa soprattutto perché le monete di quel tempo erano molto sottili e anche molto irregolari fin dalla prima stampa e quindi permettevano questo giochino qui. Per contrastare questo fenomeno, quindi le zecche decisero appunto di limare i bordi delle monete in modo che se i tosatori di moneta avessero tosato la moneta, si sarebbe scoperto in modo molto semplice se quella moneta era contraffatta oppure no. Questo fenomeno era abbastanza grave perché si stima che in un anno una moneta nel Medioevo potesse perdere un valore pari allo 0,1 o l'1% del suo valore iniziale e quindi si decise di contrastare questo fenomeno in questo modo. Alcune zecche, tra cui anche quella di Napoli, inventarono un altro metodo che però purtroppo non è riuscito a resistere durante tutti gli anni, e cioè quello di stampare lungo i bordi della moneta due altri bordi più spessi che indicavano il valore della moneta. Ad esempio, il valore più esterno era 10 e il valore più interno era 5. In questo modo, se un tosatore di moneta avesse tosato la moneta avrebbe perso un valore, appunto, sarebbe andata da 10 a 5 perché mancava appunto il bordino che testimoniava che quella moneta valesse 10. Così facendo, limare le monete diventava sconveniente perché tutto quel materiale che si sarebbe ricavato tramite questa azione non avrebbe ricompensato la perdita di valore della moneta da cui appunto era ricavato questo materiale. E quindi abbiamo scoperto perché le monete, anche tuttora, anche se questo problema non esiste più, vengono comunque rigate ai bordi. È una cosa molto interessante e anche utile da sapere, no? Alla fine le monete le maneggiamo tutti i giorni e non sappiamo neanche perché sono fatte in quel modo. Ma una cosa ancora più interessante da conoscere è perché a livello economico questo tosaggio di monete avveniva e avveniva anche con un discreto successo. Beh, perché la moneta si comporta come Dio. Infatti, come sappiamo, Dio è uno e trino, mentre la moneta ha una doppia anima. Infatti, la moneta ha un valore intrinseco e un valore estrinseco. E i tosatori di moneta giocavano su questa ambivalenza per continuare la loro azione. Cosa sono valore intrinseco e valore estrinseco? Il valore intrinseco è il valore effettivo della materia prima all'interno della moneta, mentre il valore estrinseco è il valore che il mercato dà a quella determinata moneta. E quindi i tosatori di moneta giocavano proprio su questa ambivalenza, perché quando andavano a tosare le monete,
toglievano valore intrinseco alla moneta, però visto i relativi problemi di stampaggio di moneta, perché erano molto imprecisi, le monete difficilmente venivano riconosciute tra quelle buone e quelle meno buone. Quindi anche se io eliminavo una parte di materiale all'interno della moneta, quindi togliendo valore intrinseco alla moneta, il suo valore estrinseco rimaneva tale e quindi poteva continuare a essere scambiato all'interno del mercato. Figo, no? È interessante anche questa cosa. Quindi da questo video siamo portati a casa perché le monete anche tuttora sono rigate ai bordi e abbiamo capito come la moneta ha una doppia anima, cioè un valore intrinseco e un valore estrinseco. Spero di essere stato chiaro, spero che questo video sia stato interessante e niente, ci vediamo alla prossima.